There's a distance between us. Ciao ragazzi, rieccoci su Narghi Time. Oggi volevo farvi vedere due nuovi prodotti che ho acquistato di recente. Come potete vedere qua ho 4 bicchieri e 4 scatoline diverse. Ogni scatolina ha un suo colore e al suo interno ci sono semplicemente della polvere colorante che serve ad abbellire e dare un pizzico di classe in più ai vostri narghile. Io per il mio narghile in questo caso ho usato questo colore. Non va ad aggiungere gusti, è semplicemente a scopo decorativo. Quando voi tirate vedete il movimento, comunque un effetto denso, un effetto molto bello dal punto di vista visivo. E siccome comunque io ho diversi colori, ci tenevo a farvi vedere un po' tutti. Partiamo dal primo, che è bronze. Sembra una polvere più arancione che altro. Mettiamo nel primo bicchiere, mescoliamo. Questo è il primo effetto. Passiamo al secondo, che è più un verde acqua. Questo, per quanto mi riguarda, è il mio colore preferito. Proprio un bel effetto che rilassa anche quando si muove. Gli ultimi due. Anche questo è uno dei miei preferiti. E l'ultimo colore è silver, che è più un argento o qualcosa del genere. Mettiamolo nell'acqua, mescoliamo come abbiamo fatto con gli altri. E questo è il nostro effetto. Più che argento sembra un viola un po' strano, un po' molto chiaro, ecco. Forse dalla videocamera non riuscite comunque a vedere il colore effettivo, però comunque rende abbastanza, ecco. Quanto mi riguarda, questo prodotto mi piace molto perché cambia completamente dal punto di vista visivo il vostro narghilè, ecco, vi dà un tocco di classe. Insomma, quando voi avete un'ampolla trasparente potete colorarla un po' come vi piace fare. Prendete dei coloranti, quelli che vi piacciono di più, e lo mettete semplicemente dentro. Ragazzi, il secondo prodotto è un braciere. Viene con questa scatola. Io l'ho preso da Narghi Shop, vi lascerò il link in descrizione, è un sito che riesce a fornirvi di qualsiasi prodotto che riguarda il mondo dei narghilè. È un narghilè fatto in argilla bianca da un artigiano che è molto bravo comunque a creare i bracieri, ha fatto comunque una buona forma. Ci sono diversi modelli, però quello che io adesso pesa attorno a 280 grammi, è molto resistente al calore, è stato preparato a una temperatura media di 1200 gradi. Comunque, per quanto mi riguarda, è un ottimo braciere che io ho già provato. Lo potete utilizzare comunque con diversi sistemi di riscaldamento. Io personalmente preferisco il Calud, però potete usarlo semplicemente con un po' di stagnola e il Provost, che io adesso purtroppo non ho, però comunque lo riuscite a fare benissimo anche con la stagnola. Partiamo subito con la preparazione del nostro braciere. Di norma contiene, per quanto riguarda il tabacco blonde, dai 18 ai 22 grammi. Invece per quanto riguarda quello dark, intorno ai 25 grammi, e dovreste essere a posto. Iniziamo subito. Ci aggiungiamo la quantità giusta. E la nostra preparazione è pronta.
mettiamo il collo sopra e aspettiamo che i carboni siano pronti. I nostri carboni sono pronti, andiamo ad inserirli nel calud. Posizioniamolo e aspettiamo qualche minuto finché il nostro tabacco si riscaldi. Ci siamo ragazzi, facciamo il nostro primo tiro. Come potete vedere fa un fumo molto denso, si sentono molto bene i sapori del gusto che ho scelto. Riesce a riscaldare proprio senza bruciare il tabacco, quindi diciamo che il braciere ha una buona resistenza al calore. Personalmente penso che questo braciere sia fantastico. Se volete acquistarlo insieme a magari della polvere colorante, vi lascerò il link nella descrizione del video. Se avete bisogno di altre informazioni non esitate a scrivere un commento, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video e alla prossima.